Benvenuti alla lezione di armonia numero 6. Allora apriamo il manuale Professione Pianista, primo volume, che potete richiedermi scrivendo all'indirizzo che trovate nella descrizione, a pagina 33. Apriamo quindi pagina 33. E allora, paragrafo giri armonici. Allora, cominciamo con analizzare la figura numero 17. Come vedete, abbiamo quattro accordi. Tempo 4 quarti, ma quello è un tempo indicativo. In effetti, noi in questo modo vediamo degli accordi, non ha importanza adesso la loro durata, ma ha importanza invece il loro ruolo nella scala. Cioè, noi abbiamo visto con l'armonizzazione delle scale nella lezione precedente che viene fuori una serie di triadi su una data tonalità. Ecco, allora ci faremo riferimento specialmente alla scala maggiore, perché la maggior parte delle scale minori sono alla fine considerate come relative di quelle maggiori, però poi ci sono anche dei casi in cui una serie di accordi proviene proprio dalla scala minore, o armonica o melodica. Se proviene invece da quella naturale, abbiamo detto che sarebbe poi la relativa maggiore. Va bene, poi approfondirete questo argomento più specificamente nelle prossime lezioni, qualcosa abbiamo già accennato, ma ritorniamo a noi. Allora, la figura 17, noi abbiamo quattro accordi, andiamole a leggere. Do maggiore, adesso sto suonando proprio l'altezza indicata dal pentagramma, ma potete scegliere quella che vi pare. La minore, quindi A meno, La minore, Re minore e Sol maggiore. Ecco, allora adesso io sono in grado di dire che questi quattro accordi fanno parte della tonalità di Do maggiore. Quindi giri armonici significa che ci sono degli accordi che si susseguono seguendo un certo criterio, un certo schema. Ecco, ma soprattutto dovuto a delle attrazioni tra le note. Allora, ora che ho suonato questi quattro accordi, vedete che in chiave non ci sono alterazioni, quindi appunto per la conferma che la tonalità è Do maggiore, io in realtà vado a capire quali gradi della tonalità di Do maggiore ho suonato. E quindi se guardate un'occhiata a pagina 32, alla figura 14, la pagina precedente, vedrete che Do maggiore è il primo grado. La minore è il sesto, e possiamo contare anche di qua, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi abbiamo Re minore, secondo grado, Sol maggiore, quinto grado, 1, 2, 3, 4 e 5. E mi trovo perché infatti sono proprio gli accordi che vengono fuori sull'armonizzazione delle scale. Quindi noi stiamo iniziando a capire che quante canzoni avrete sentito che hanno questo giro armonico: Do maggiore, La minore, Re minore e Sol maggiore. Ecco, quindi sono giri armonici molto molto comuni, è la ragione per cui io vi consiglio appunto di studiarli. Tra l'altro, sono anche i giri armonici che io ho consigliato per gli esercizi nella sezione Ruoli e competenze al paragrafo Pianista accompagnatore. Ecco, noi adesso quindi capiamo come ci stiamo muovendo grazie allo studio delle armonizzazioni per quanto riguarda degli accordi che troviamo in alcune canzoni, cosiddette o giri armonici o progressioni armoniche anche. Bene, allora questo è quello più tradizionale, quindi adesso che ho detto, che ho analizzato gli accordi e i gradi, ripetiamoli perché questi gradi li devo stampare nella mente. Quindi Do maggiore, primo grado. Sesto grado La minore, secondo grado Re minore, quinto grado Do maggiore. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti. Vedete? Quindi la canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli è costituita da questi quattro accordi, ma sono davvero innumerevoli le canzoni che usano questo giro armonico, quindi il famoso giro di Do. Se lo faccio in Do, ma posso farlo anche con gli accordi di un'altra tonalità, magari perché mi serve alzare o abbassare la tonalità per la voce o perché devo accompagnare un cantante che si trova a cantare meglio questa canzone per la sua estensione vocale, per esempio in Fa maggiore. Allora io che faccio? Mi trovo la scala di Fa maggiore, che sarebbe grazie allo studio delle scale, quindi vado a vedere che ho solo il Si bemolle.
Quindi mi trovo quali sono tutti gli accordi di Fa maggiore, considerando il Si bemolle, quindi primo grado Fa maggiore, secondo grado Sol minore, terzo grado La minore, quarto grado Si bemolle maggiore, quinto grado Do maggiore, sesto Re minore, settimo Mi diminuito. Magari per sicurezza vado a confrontare l'ordine delle triadi maggiore, minore, minore, eccetera, dalla figura numero 14 di pagina 32 per vedere se effettivamente ho suonato bene tutti i gradi. Quindi che faccio? C'è la canzone Il cielo in una stanza e devo accompagnare una cantante o un cantante che non ha adatta la tonalità di Do maggiore, ma la suona e la canta in Fa maggiore. Allora io faccio primo grado di Fa maggiore, sesto grado, perché poi abbiamo detto che in Do erano primo, sesto, secondo, quinto. Quindi io faccio primo Fa maggiore, sesto, il sesto grado di Fa è la nota Re, Re minore, secondo Sol minore, quinto Do maggiore. Quindi quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti. E quindi ho subito, immediatamente, trovato gli accordi per suonare la stessa canzone in un'altra tonalità. Bene, allora adesso andiamo alla figura numero 18 e vediamo un altro giro armonico tra i più comuni. Io vi sto adesso giusto facendo capire il meccanismo di questi giri armonici e di come potersi trovare gli accordi della stessa canzone in altre tonalità. Un altro giro famoso, figura numero 18, è questo, quindi Do maggiore, come vedete dalla figura, poi primo grado, poi La minore, sesto grado ancora, Fa maggiore, quarto grado, e poi Sol maggiore, quinto grado. Quindi anche questo è un giro molto molto comune, quindi primo grado, sesto grado, quarto grado, quinto grado. Ecco, quindi provate a suonarvi questo giro in un'altra tonalità pensando ai gradi. La cosa fondamentale è che voi dovete pensare ai numeri, perché così avrete tutti gli accordi di tutte le tonalità, potrete accompagnare tutte le canzoni che già conoscete in una certa tonalità, le potete accompagnare in qualsiasi altra tonalità. Quindi quest'altro giro molto famoso, primo, sesto, quarto, quinto, intesi come gradi dell'armonizzazione, andiamo a vedere anche la figura numero 19 e abbiamo un giro che comincia con il La minore, Re minore, Sol maggiore, Do maggiore. Anche questi sono quattro accordi, gli stessi della figura 17, e quindi anche questi fanno parte della scala di Do maggiore, solo che invece di cominciare dal primo grado comincia dal sesto, quindi sesto, secondo di Do, quinto Sol maggiore e Do primo. Ecco, per esempio la canzone Margherita di Riccardo Cocciante comincia dal sesto grado. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani. Ecco, vedete che io sto accompagnando con gli accordi a destra e il basso a sinistra, cosa che vedrete nella sezione ruoli e competenze alle prime lezioni del paragrafo pianista accompagnatore. Quindi anche questo un giro molto armonico molto molto usato, che però anziché cominciare dal primo grado inizia dal sesto. Bene, allora allenatevi con varie canzoni, ma soprattutto allenatevi anche a trasportare le tonalità, quindi la stessa canzone la suonate in Do, però magari vi rendete conto, pure se la volete canticchiare voi, la volete cantare voi, perché siete un pianista cantante, ecco, allora vi potete trovare gli accordi della tonalità più adatta all'estensione della vostra voce. Bene, anche per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video un bel like, accendete le campanelle, richiedetemi il manuale per seguire con il cartaceo di fronte a voi, che è molto più comodo, e ascoltate la mia musica. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima lezione. Ciao!